Qui vediamo un altro lavoro di stasera, non mio, ma sempre di una corsista. E cosa abbiamo qua? Abbiamo un'altra, una signora che è rientrata dal fumare, non faccio nomi. Una sigaretta. Ecco. Pippetta. Comunque, Ah, ciao. ritornando al quadro, abbiamo anche in questo quadro delle tonalità molto simili tra di loro, no? Se avete visto il mio video di qualche mese fa, purtroppo, dove ho spiegato le densità del pigmento, quella teoria l'abbiamo adattata un po' poco. C'è solo in questo punto. Dopodiché gli elementi sono ancora abbastanza staccati, quindi innanzitutto ho preso pigmento delle tonalità simili. E poi non ho lavorato con una comunicazione cromatica umida, nel senso che i vari pezzi hanno iniziato ad asciugarsi e hanno lasciato delle tracce, tipo qua, come incorniciato, no? A questo punto cosa possiamo fare? Prendiamolo, Esprimiti, cosa? buttiamolo via. No, no. Lo Quindi uno abbiamo la spugniamo, spugnetta lavatrice. e puoi togliere delle parti che ti danno proprio fastidio, tipo anche questa macchia. Ci piace o non ci piace? No, non ci piace, la togli. Ok? O anche qua sotto. Quindi puoi fare delle piccole correzioni con la spugna. Cosa ottima invece in questo lavoro? Sono i negativi che abbiamo lasciato, i bianchi. Ok? Quindi posso riassumere parte forte, parte più in difficoltà, questa qua sotto. Iniziamo con la correzione. Posso, Daniela? Come no? Vieni, grazie. Quindi, le correzioni che faccio Daniela io lì che si sul lecca vostro. i baffi. Quello che faccio sui vostri lavori, da un lato serve per capire come potete fare delle correzioni, dall'altro lato, se lo mettiamo su video, lo potete guardare più volte e vi è d'aiuto. Quello che farei per prima cosa, rimpicciolisco un po' questa rotondità. Quindi abbiamo già la rotondità. Prendo il colore da 3 euro di Godet, quindi denso, denso. Però vedi che non fa la riga dritta, ma lascia. Lascio movimento e sfumiamo. Quindi non devo incorniciare tutto per forza. E anche qui il contrasto, come nei fiori di prima, abbiamo il contrasto. Però l'umido si incontra, vuol dire che dove è umido su una parte, incontra la prossima umida. E abbiamo tanto colore adesso. E sfumo. Può andare dentro. Possiamo andare dentro. Vuol dire che metto in comunicazione tutti gli elementi. E delle volte lavoro anche al contrario, come vedete. Vedi che tocco dove è umido, tocco già con il prossimo umido. Umido, tocco col prossimo umido, metto in comunicazione. Vedi rispetto a prima come anche qui inizia ad esaltarsi.
questo che vorremmo, che con una parte tocchiamo già il prossimo. Questa paura del contrasto, da dove viene? Ce lo dirai tu, eh? Quando lavoro qui è ovvio che devo guardare anche lì. Perché non si faccia nel cavolo. lì è bello, bello tosto adesso. Quindi porto fuori e lo asciugo. Una piccola cosa che ci dimentichiamo, no? È vero? Eh sì, perché dopo siamo presa là e ci dimentichiamo di qua. Non è venuto solo la luna l'ultima volta. Più pigmento, meno. Vicino, lontano, lontano. Vedi che metto tutto insieme, Daniela, ogni pezzo, e se non c'è collegamento, tipo qui collego, collego. Quindi devo essere veloce, ma devo anche sapere cosa voglio. E per quello facciamo lo studio, il nostro studio prima. Ok, adesso arriviamo qua sotto, che è la parte difficoltosa, ma intanto sfumo un po' questo per farlo andare indietro. Lontano, no? Vicino, più lontano, più lontano. Mi piace questa idea di video. La vediamo sul tuo sito dopo questo. Sì. Su YouTube. Sì. Sul mio sito c'è il collegamento a YouTube, quindi clicchi lì e vai già. Sì. Questo è più difficile di questo? No, forse questa è facile. Daniele, è più difficile? Per me è tutto difficile, non c'è problema. Il colore più forte copre quello più debole, quello più debole. Tutti questi negativi me li riservo, questi qua, quindi non li copro.
È importante che mi prendete sufficiente pigmento, quella è la chiave. È la chiave del successo. Senza paura. Esatto. Cosa ci diciamo sempre? È solo un foglio di carta. È solo un foglio di carta. Un po' di acqua, un po' di colore. E basta. Infatti, mi porto via. Negativo, positivo. Guardate anche che bello qua. Questo qui per mandare via un soggetto in lontananza. Farlo andare indietro rispetto all'occhio. E anche qui, questa è importante, questa qui la rendiamo un po' meno interessante, meno forte. Poi il processo è lungo, diciamo che questo è un'azione intermedia. Per i lavori di finitura si deve riasciugare e lo riprendiamo. Questo lo sappiamo, no? Hai visto qua sotto? Questo insieme, è la stessa tecnica che abbiamo su, però integrato, che anche su integrato. Ok, direi che ci fermiamo qua, lo facciamo asciugare e poi facciamo ulteriori step di finitura. Spengo.